Allora, siamo sempre qui in questo meraviglioso anfiteatro di Stimigliano per questo festival incredibile, Sabina Clover Festival, e abbiamo uno dei protagonisti incredibili di questo grande festival. Lo scorso anno l'ho conosciuto come giurato, grande maestro, un musicista incredibile. Quest'anno direttamente il responsabile di tutto quello che è la fonia, gli strumenti, il suono che esce, diciamo che è firmato dal nostro carissimo Gian Antò. Allora, come ci si sente ad avere tutte queste responsabilità sulle spalle? Ci si sente pieni di responsabilità, spesso si torna a casa stanchi sperando di addormentarsi in un secondo, se rimane svegli fino all'alba a pensare stile Apollo 13, no? Come il film. Allora questo sta a posto, questo cavo arriva, è abbastanza lungo, qui è tutto ok, questo funziona, questo non funziona. E quindi cioè, pure dopo il lavoro il cervello continua a lavorare a sprombattuto. Un vero e proprio ingegnere del suono, che oltre a questo ha anche naturalmente sotto sé tantissimi collaboratori, non solo, ma accanto. Esatto. Una cosa importante, perché la collaborazione, come stavamo dicendo prima nell'intervista precedente, è una delle prime cose affinché il lavoro riesca a svolgere. Abbiamo Gianfranco naturalmente che, certo, ti affianca sempre. Gianfranco Tassella, uno dei più bravi fonici d'Italia, direi anche d'Europa. Se avesse avuto i mezzi che hanno gli inglesi, in questo momento sarebbe chiamato Alan Parsons, lavorava con i Pink Floyd, lavorava con U2, che produzioni del genere. E come dico sempre, io da quando sono bambino sono stato sempre fissato per il suono e per i riferimenti suonori. Ho cercato nelle mie possibilità di investire in materiale buono, diciamo che ho fornito una specie di Ferrari, una scuderia, ma i veri piloti sono loro. Cioè, puoi avere una Ferrari, ma se non c'hai Schumacher che guida, arrivi sempre ultimo lo stesso, se c'è una Ferrari. In questo hai ragione, però vedo che tu non ci metti soltanto l'aspetto tecnico delle cose, ma soprattutto quello umano, no? E quindi molto spesso vai a livello di empatia, e hai aiutato naturalmente Riccardo in tutto questo, nella creazione di questa grande opera, di questa scenografia umana, chiamiamola così, umana e sonora. Principalmente perché in 3 anni che siamo tornati in Sabina, Riccardo è l'unica persona che, se posso usare un termine inglese, non è discontinuo. Cioè, è una persona che programma, ha dei progetti, li programma nei momenti giusti, no? Come accade purtroppo qui in Sabina, che l'inverno la gente dorme, poi come poco poco si alza la temperatura, si sveglia l'ormone, e in 2 giorni vorrebbero organizzare l'Arena di Verona, e poi finisce sempre che organizzano un pollaio dei Casperi, insomma, purtroppo. Questi poi sono i risultati, cioè, se la gente viene e va in giro, a differenza penso che anche uno che non è un tecnico, non è uno specialista, la può notare, la può ascoltare. Bene, bene. Allora, oltre a questa cosa, naturalmente è buono dare un altro bel messaggio, che stavamo appunto annunciando anche prima nell'altra intervista, il fatto appunto di poter creare un'unione tra tante realtà in Sabina, poter crescere sempre di più e dare naturalmente anche lavoro a tante persone. La Sabina è una bellissima terra, però purtroppo è una terra dove ancora la gente deve aumentare di uno step il livello di pensiero, perché c'è la possibilità di fare tante cose, però ancora non si riesce a fare un corpo unico e degli intenti unici. E io, come sono arrivato qui 3 anni fa, mi sono subito messo a disposizione del mio paese, tanto di carta scritta, protocollata e firmata, dove avrei detto che se le associazioni del mio paese, un piccolo paese di 1000 abitanti, si fossero unite per fare una programmazione tutti insieme, coordinata e senza stare l'un contro gli altri armati, io personalmente come service avrei messo tutte le mie apparecchiature a disposizione gratis. Chiedevo solamente che i ragazzi, gente professionisti come il signor Massimo De Gennaro, che è un light designer per lui tra i migliori in Italia, lavora con la 7, lavora con grandi produzioni a livello italiano, insomma questa gente qui comunque sia, se fa un servizio, sono persone, non sono strumenti, che hanno 4 litri di sangue dentro le vene, è giusto che... Oh, prego. Il papà di Riccardo ogni tanto, siccome io oltre ad essere un maestro di musica sono anche un maestro gourmet, ogni tanto mi porta dei test per vedere per assaggiare. Scommettiamo che è grappa della zona. Sì, grappa della zona, è anche grappa della zona, la ringraziamo quindi. Comunque volevo finire il discorso di prima perché è quasi assurdo, cioè trovate un service che vi monta questo spettacolo che tu hai ripreso in questi giorni, vi dice vedo tutto gratis, basta che vi mettete d'accordo tra di voi e
quattro associazioni non si riescono a mettere d'accordo in un paese di 1000 persone per fare una cosa coordinata tutti insieme, ancora la vedo un po' difficilino per la pasta sardina. E invece almeno in questa situazione abbiamo cercato di unire il più possibile, diciamo, sì, detto, Riccardo è l'unico event manager vero professionista come te che riesce a coordinare, riesce a fare le cose come devono essere fatte, e quando le cose sono programmate, fatte da professionisti, i risultati stanno dagli occhi di tutti. Bene, caro, e quindi a me ha fatto molto piacere collaborare con tutti voi, anche a CED News Radio. Grazie, è stato un onore per noi, è un onore conoscerti, Emanuela, che sei infaticabile, non so dove trovi l'energia, ti auguro di avercela sempre. È una bella persona, come Riccardo, e spero davvero nella vita di incontrare tante persone come loro. E se non le incontrassi, terrò stretta questa amicizia con loro. Ma sicuramente comunque... questa non finirà mai, solo quando staremo sottoterra, quindi prima io si... giustamente potrei essere papà tu. Mandiamo un saluto a tutte le persone che ci ascoltano in tutto il mondo. Ciao a tutti.